Ti stai chiedendo come raggiungere un risultato da così a così? Oggi ti spiego come si fa. Ciao, io sono Luca e in questo video ti spiegherò come trasformare un semplice modellino giocattolo in un set vero e proprio. Parliamo prima degli strumenti che ho usato per creare questo tipo di video. La prima cosa è rubare due macchinine a tuo figlio, come ho fatto io. Per la realizzazione delle prime riprese ho utilizzato questa piastra rotante ed è comoda perché oltre a girare in senso orario e antiorario ha un LED proprio al suo centro e questo è molto interessante per qualunque set fotografico tu voglia fare. Parliamo dei modellini. Ho scelto qualcosa di veramente economico e di veramente piccolo, in modo che anche i dettagli non fossero così perfetti, proprio da sancire la differenza tra quello che è un modellino di poco costo fino a portarlo a un set quasi veritiero. Ma non basta mettere un modellino giocattolo su una piattaforma girevole. Bisogna anche ricreare il movimento delle ruote, della strada, ed è per quello che ho utilizzato, sempre nella mia palestra, il mio tapis roulant. La prima cosa da fare è far sì che le automobiline restino ferme dove vuoi che stiano e questo è stato difficile anche perché in effetti non ci sono riuscito. Prendendo dello scotch e un filo con lo stesso colore della base del tapis roulant ho pensato bene di fissarlo alla parte sottostante dei due modellini e di attaccarlo al tapis roulant con il semplice uso dello scotch. Facendo poi partire l'attrezzo, le ruote hanno cominciato a girare. Le automobiline andavano a sinistra e a destra, quindi non stavano proprio ferme dove erano. Per farle stare invece assolutamente ferme in mezzo alla carreggiata, avrei dovuto attaccare un filo anche dietro, in modo da tenerle sempre in linea. Ho preferito lasciarle andare libere a destra e a sinistra, in modo che fosse molto più casuale anche il cambio di traiettoria. E questa si è verificata una scelta vincente, perché nelle riprese le macchinine hanno cominciato a muoversi come se qualcuno davvero all'interno le guidasse cambiando delle traiettorie. Non avendo in questo periodo dei videoclip musicali da realizzare, non ho pensato certo di noleggiare una macchina del fumo per creare un video homemade come questo. Ho ripiegato infatti su un normalissimo umidificatore per ambienti, che mi ha dato la possibilità di aumentare o diminuire il flusso di quello che era l'umidità e quindi di ricreare un po' quella nebbia che c'è in questo tipo di video. Parliamo di luci. Come al solito, un softbox nella parte superiore illumina la scena. Ovviamente, come sempre, il set era completamente al buio e con l'uso del softbox ho potuto direzionare la luce a mio piacimento. Un secondo e un terzo faretto LED sono serviti per dare una prospettiva diversa, per dare una profondità di campo che lasciasse intendere ci fosse anche un background e per dare una tonalità diversa alla luce, ricreando un po' un effetto notturno. Come al solito, il mio obiettivo macro Sony 50 mm mi è stato d'aiuto, sia per riprendere delle clip che possiamo definire aeree, fino a riprendere dei piccoli dettagli che danno davvero l'idea di una camera car e senza i quali sono sicuro non avrei raggiunto quel risultato. Tutte le riprese sono state fatte ovviamente a 100 fps, per dare la possibilità di rendere più fluida la clip nel momento del montaggio, velocizzarla, rallentarla, senza avere nessun tipo di saltellamento.
Come al solito, il mio consiglio è di fare tante riprese, proprio perché molte le scarterai, altre saranno bellissime e le potrai utilizzare nei modi più disparati. Un altro consiglio in questo tipo di realizzazione è quello di fare delle macro, cioè di lavorare veramente ravvicinato a qualsiasi oggetto, qualunque dettaglio possa dare l'idea, in questo caso, di velocità, di una corsa, di una macchina che sta veramente correndo su una strada. I piccoli segretucci delle riprese devono essere però mascherati, come ad esempio questi due fili che tengono le automobiline ferme sul tapirulan. La prima cosa da fare è ricordarselo mentre fai le riprese. E quindi cercherai di filmare questi due modellini che corrono su una strada senza far capire che in realtà quella strada non è reale, mascherando già con le due riprese e con i movimenti di macchina quel filo che è meglio non si veda. Ricordati anche che esiste sempre uno sfondo, ogni tanto ce lo si dimentica perché si va a lavorare sul dettaglio e pertanto qualunque luce, qualunque riflesso potrebbe compromettere il tuo risultato finale. Ecco che dopo un lavoro non semplice di ripresa su questi due modellini su un tapirulan, facciamo avvenire la vera magia con il software. Quindi andiamo su Final Cut e vediamo alcuni passi per la realizzazione di questo tipo di video. La prima cosa che mi viene in mente è avere in testa un minimo di storytelling. Quello che ho pensato di ricreare è una Lamborghini nera in solitaria su un circuito. Ecco che a un certo punto salta fuori una seconda Lamborghini, questa, e parte la sfida. Una volta messa insieme la tua storia e creato il tuo storytelling, puoi cominciare a tagliare e montare le tue clip in modo da dare un filo logico a quella che può essere la storia. Ci siamo! Hai ottenuto un bellissimo video tagliato e montato esattamente come volevi e questo è il tuo storytelling finito. Per dare però uno storytelling avvincente bisogna anche ricrearlo in base al nostro audio. A questo punto dobbiamo cominciare a lavorare di fino e ogni cambio di immagine, per essere ancora più avvincente, deve essere adattato al cambio della musica. Non hai ancora scelto la musica? Beh, nel mio caso ho scelto qualcosa di pesante, volevo qualcosa che desse veramente l'idea di una competizione. Ho fatto un download dai tanti siti attraverso i quali puoi comprare dei brani e ho scelto un pezzo heavy metal che ritenevo in linea con quello che era la mia idea di video finale. Ci siamo, abbiamo un bel video montato, allineato con un bel brano e già qui siamo soddisfatti del risultato. Manca una cosa fondamentale però, il sound design. Ecco che ancora una volta la rete ci viene in aiuto. Non ho trovato il sound da corsa di alcune automobili sui nostri siti a pagamento. Ho ripiegato su YouTube e sono andato a cercare qualche suono di qualche Lamborghini reale in pista. Qualcosa sono riuscito a trovare. L'ho modificato, l'ho rallentato, l'ho reso più corposo e l'ho inserito nei momenti in cui serviva un qualcosa di più a quel video. Abbiamo aggiunto un altro pezzo al nostro lavoro. Abbiamo un montaggio, abbiamo un sound e abbiamo una base musicale. Manca adesso però la magia finale, la color grading. Dopo aver lavorato sulla parte basica, ossia la color correction, mettendo assieme un po' di luci e un po' di ombre nella maniera più idonea per il risultato finale, sono partito con la color grading. Ho lavorato su una color particolare per enfatizzare doverosamente il colore di queste due auto. L'ho fatta un po' aggressiva, sì, perché diventasse cinematografico, un po' alla Fast and Furious per intenderci.
Grazie a un secondo lavoro di color grading sono riuscito a modificare le luci dei faretti LED in modo da ricreare delle sequenze e delle situazioni di colore che portassero al risultato che volevo. Sì, so te lo stai chiedendo, ma come hai creato i fari accesi delle auto? Ebbene, questi due modellini, come dicevo all'inizio, sono veramente economici e pertanto non hanno delle luci che si accendono. È vero, ci sono un sacco di software attraverso i quali si possono creare delle luci dove le luci non ci sono. Io ho sempre preferito sperimentare e realizzare da zero qualunque cosa. Sto per farti vedere come con Final Cut sono riuscito a creare una luce dove una luce non c'era. La prima cosa da fare è scegliere ovviamente la clip sulla quale dobbiamo lavorare. Sceglieremo un solid, in questo caso bianco, e lo metteremo nella parte sottostante. Con lo strumento maschera, nei plugin di Final Cut, andremo a disegnare una maschera all'interno di quello che in questo caso sono i fari della nostra auto giocattolo. Andremo a invertire la maschera in modo che rimanga un buco su quello che è il bianco sottostante. Andremo a sfumare leggermente i contorni in modo da non avere uno stacco troppo netto. Coloriamo leggermente di azzurro la base sotto e per il momento abbiamo la nostra maschera. Con uno strumento di Auto Tracking Perspective andremo ad accorpare la nostra maschera a quello che è effettivamente il faro dell'auto in movimento. Una volta esportato il lavoro, faremo capire al software che vogliamo accorpare la nostra maschera al bianco sottostante, in modo che il movimento sia perfettamente uguale a quello del modellino. Andrà poi perfezionato per tutta la durata della clip. Ma facciamo un salto in più. Andiamo a scegliere un plugin che si chiama Strix all'interno dei preset di Final Cut. Con questo plugin si vanno a enfatizzare tutte le parti bianche, più chiare, più in luce, proprio come quella che abbiamo appena creato da zero. Con questo plugin avrai la possibilità di enfatizzare la luce che hai creato, regolare la lunghezza, regolare anche l'angolazione. E una volta che hai creato dei fari dove prima non c'erano, beh, tanto vale farlo anche sui fari posteriori. E per una chicca finale, beh, mettiamoci anche la pioggia. Come al solito, sono ricorso a YouTube cercando un qualcosa in green screen da poter lavorare poi in trasparenza ed ecco qua l'effetto finale. Come al solito mi auguro di essere stato abbastanza chiaro nell'averti spiegato come si realizza un video del genere, dalle riprese direttamente in macchina fino alla post-produzione. E come sempre ti chiedo di mettere un like a questo video, di iscriverti al canale e noi ci vediamo al prossimo video.